Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi faremo una retrospettiva storica e tecnica. Comprare un home computer nel 1986, quando a scuola c'era il CPM e Fortran. Per chi non avesse capito, vuol dire che parleremo del clone Apple II Made in Italy, Lemon C. Andiamo con ordine. CPM e Fortran lo studiavano negli istituti tecnici commerciali. In questo episodio faremo una retrospettiva 1986 per capire di che cosa probabilmente avrebbe comprato uno studente dell'ITI al primo anno, dato che a scuola trovava CPM e Fortran. Il Fortran era un linguaggio per gli IBM 360, gli IBM 360 erano mainframe e non si potevano comprare nel 1986 e portarseli a casa. E neppure c'erano shell o emulatori software per IBM 360. Però c'era il Fortran con il sistema operativo CPM. E questo poteva girare anche su computer più economici. Gli unici computer che potevano far girare CPM erano quelli che erano dotati di CPU Zilog Z80, purché fossero stati dotati di disk drive da 5 e 25. Lo Zilog Z80 e il disk drive da 5 e 25 nel 1986 ce l'avevano queste macchine. Philips MSX2 VG8235 con un CPU Z80 ad 8 bit, 128K di RAM con un disk drive da 3,5, monitor da 12 pollici, BN7552. Ecco, l'hardware Philips sarebbe costato circa 1.483.085 lire IVA inclusa. La macchina però aveva un disk drive da 3,5 e non da 5,25, quindi non si sarebbe potuto leggere e scrivere sui dischi del laboratorio. Tuttavia, si sarebbe potuto sperimentare a casa con il CPM di Fortran, oltre ad avere con MSX2 un interprete BASIC in ROM. Commodore 128 con CPU 8502, a cui c'era incluso anche uno Zilog Z80. Entrambe le CPU erano 8 bit, però per sfruttare lo Zilog Z80 del Commodore 128 Flat occorreva che il Commodore 128 fosse stato dotato di un disk drive 1541 da 5,25 per caricare il CPM che c'era solo sul dischetto e non su cassetta. Quindi al Commodore 128, aggiungendo poi un monitor 14 pollici da colori di 1702, l'hardware Commodore sarebbe costato circa 2.059.000 lire, IVA inclusa. La macchina era molto costosa e tremendamente inaffidabile, con il lentissimo e difettoso disk drive. Ecco, presto la macchina sarebbe diventata inservibile per rottura del disk drive e non sarebbe stata una scelta oculata comprare un Commodore 128 per farci girare il CPM. Apple II con 128K e 80 colonne e scheda 80 colonne. Disk drive da 5,25 e monitor a 12 pollici a fosfori verdi, 1.950.000 lire, IVA inclusa, a cui aggiungere una scheda Z80 a 311.000 lire, IVA inclusa, totale 2.261.000 lire circa, IVA inclusa. La soluzione non sarebbe stata conveniente per degli studenti interessati soprattutto a programmare in Fortran con l'utilizzo del CPM, benché la macchina Apple II avesse avuto nel 1986 gratuitamente anche il BASIC Apple Soft ed un assembler gratuito in ROM. C'era poi la possibilità di ripiegare su un clone Apple II prodotto in Italia, il Lemon 2C. Lemon 2C con CPU ad 8 bit 8502, 64K di RAM, monitor 12 pollici bianco e nero, scheda Z80 con CPU a 8 bit. Tutto di serie, comprensivo anche con un disk drive da 5,25 compatibile con la meccanica Apple.
Il tutto alla fantastica cifra di circa 1.100.000 lire IVA inclusa. La macchina, essendo un compatibile di Apple 2 Euro Plus, si sarebbe potuta perfino espandere successivamente con queste schede. Una costosa Apple 2 Memory Expansion Card da 768 KB, portando così il Lemon 2C a ben 832 KB. Poi si sarebbe potuto aggiungere una scheda Apple Engineering ViewMaster 80 per Apple 2 Plus da $139, per avere anche su Apple 2 Plus le 80 colonne, spendendo circa 311.000 lire IVA inclusa, e la scheda non era venduta in Italia e la si sarebbe dovuta importare direttamente dagli Stati Uniti. Lemon 2C era la soluzione meno costosa per uno studente dell'IT. Il Lemon 2C era hardware affidabile, di fatto un hardware identico ad un Apple 2 Plus, ma la macchina, il Lemon 2C, era già dotata di scheda Z80 quanto di un disk drive da 5.25, appunto compatibile per Apple 2, oltre ad avere anche un comodo tastierino numerico. Andiamo ad esplorare questa macchina, il Lemon 2 modello C. Poi ne osserveremo il manuale utente del Basic. Non ho infatti trovato altro su questa macchina come manuale in PDF, quindi visioneremo il manuale del CPM Handbook with MPM di Rodney Zaks. Dunque, andiamo a vedere all'inizio, utilizzando un manuale Apple, per vedere quali sono le differenze che c'erano tra un Apple 2 e un Apple 2 Plus. Poiché il Lemon 2 modello C era un clone di Apple 2 Plus, andiamo a vedere quali erano le differenze tra l'Apple 2 Plus con l'Apple 2, in modo da capire quali erano le differenze tra un Apple 2 e un Lemon 2 C. Innanzitutto, l'Apple 2 aveva una tastiera piena, ossia praticamente c'aveva maiuscole, minuscole, e quindi la presenza sulla tastiera dei due tasti Shift e del caps lock, in modo da poter scrivere, diciamo, col caps lock sempre in maiuscolo, oppure il shift, praticamente attivare i tasti maiuscoli quando servivano, però scrivendo in minuscolo. Questo ce l'aveva l'Apple 2. L'Apple 2 Plus non aveva le minuscole, di conseguenza non aveva bisogno della presenza del tasto caps lock, mentre lo shift sì, perché praticamente ci avevano i numeri. Poi nell'Apple 2 Plus non è presente il tasto mela piena e mela vuota, invece nell'Apple 2 è presente il tasto mela piena e mela vuota. Infatti il reset sull'Apple 2 Plus si fa in modo diverso da quello che accadeva su Apple 2 e Apple 2C, e nell'Apple 2 Plus non è presente il software per il software diagnostico su memoria, microprocessori, monitor e quant'altro, per vedere se la macchina è a posto. Appunto, abbiamo la presenza delle minuscole, cosa che nell'ASCII, nel formato ASCII, sono presenti le minuscole, mentre nell'Apple 2 Plus no. Indubbiamente un'altra differenza era la doppia tastiera. Infatti nella doppia tastiera c'è la possibilità, appunto, di vedere trasformare la tastiera dell'Apple 2 in formato americano, in formato italiano, in formato italiano e formato americano, tramite un selettore in basso sulla tastiera. Poi nell'Apple 2 c'è la possibilità di metterci la scheda 80 colonne nel connettore AUX, perché il connettore AUX l'Apple 2 Euro Plus non ce l'aveva. Poi tasti aggiuntivi, come ad esempio il tasto ESC l'Apple 2 Euro Plus non ce l'aveva, mentre l'Apple 2 il tasto ESC ce l'aveva, e era utilizzato da alcuni programmi, tra cui Apple Works. Poi 16K la language card, questo era presente, diciamo, sono presente nella ROM dell'Apple 2, mentre nell'Apple 2 Plus non c'era la ROM della language card, cioè, diciamo, dell'Apple Soft, ma si doveva andare a ricorrere con la language card a 16K. Questo però, diciamo, ce l'aveva il clone ce l'aveva praticamente nella ROM, quindi l'Apple Soft ce l'aveva. Poi, appunto, lo slot ausiliario è presente, diciamo, sull'Apple 2, non è presente praticamente sull'Apple 2 Plus, mentre l'Apple 2 ha lo slot ausiliario.
Inoltre c'è la possibilità appunto di aggiungere RAM nell'Apple 2 sia nello slot ausiliario quanto negli slot praticamente nei 7 slot praticamente dell'Apple 2, mentre le memorie diciamo nell'Apple 2 Plus poteva essere messo ovviamente solo negli slot, nei 7 slot. Poi appunto backpan and connector, i connettori diciamo all'esterno diciamo erano diversi perché c'erano spinotte e spinotteria diversa per quanto riguarda l'Apple 2, che appunto aveva spinotti diciamo praticamente posteriori differenti per quanto avesse diciamo le riprese eventualmente anche per il registratore come l'Apple 2 Plus. Poi altri soft switch presenti praticamente nell'Apple 2 che sono presenti appunto nell'Apple 2 ma non sono presenti nell'Apple 2 Plus. Questi permettono diciamo una migliore gestione praticamente del interfacce aggiuntive che si mettono praticamente negli slot. Poi appunto il software interno, il diagnostico è presente sull'Apple 2, non sull'Apple 2 Plus. Il reset forzato con Control Reset me la vuota, che praticamente avviava la macchina e faceva ripartire la macchina, mentre qui il tasto del reset sull'Apple 2 Plus diciamo era effettuato in modo differente. Una migliore gestione dell'interrupt perché l'Apple 2 aveva il 65C02, mentre l'Apple 2 Plus come l'Apple 2 aveva soltanto il 6502. I microprocessori sono simili, compatibili, però il 6065C02 c'ha qualche istruzione in più. Poi una refresh verticale, un editing praticamente differente. Tant'è che praticamente la gestione diciamo dell'editing sul testo, tant'è che l'Apple 2 ha le frecce destra, sinistra, sopra e sotto, mentre l'Apple 2 Plus ha solo le frecce destra, sinistra, perché l'editing a video è praticamente diverso, non sono presenti le frecce verticali sull'Apple 2 Euro Plus. Poi una diversa implementazione per quanto riguarda la gestione della Manager Memory Unit, che appunto boh, permetteva di gestire la RAM per Apple Works con il bank switching, cosa che invece non veniva fatto nei confronti dell'Apple 2 Plus, che difatti l'Apple Works non lo poteva far girare a meno che non fosse stato dotato di scheda 80 colonne di espansione, perché l'Apple 2 Plus gli mancava la RAM. L'Apple Works per poter girare necessitava di 80 colonne e 128K. L'Apple 2 Plus aveva 48K, il Lemon 2C aveva 64K, gli mancava l'80 colonne, quindi Apple Works non lo poteva andare a fare a girare. Queste sono le differenze fondamentali che esistono appunto tra l'Apple 2 e l'Apple 2 Plus, e quindi di conseguenza le fondamentali differenze che ci sono, che c'erano tra l'Apple 2 e il Lemon 2C, quindi vanno tenute a mente che le macchine non erano uguali. Diciamo, il prezzo di un Apple 2 era differente perché aveva caratteristiche differenti, era una macchina diversa. L'Apple 2 Euro Plus era una macchina differente, a cominciare dal fatto appunto che non c'aveva il caps lock e non c'aveva nemmeno le minuscole. Ok, andiamo avanti. Sulla pagina di computerhistory.it andiamo a vedere quindi che cos'era il Lemon 2. Questo è un articolo scritto nel 5 novembre del 2021, il link lo trovate in descrizione. Lemon 2 fu appunto prodotto da diverse aziende, dalla Selcom, Gen Betton e dalla Lemon Italia. Ora, la mainboard era una copia pressoché identica di quella dell'Apple 2 Euro Plus, si differenziava dall'originale per pochi particolari, come ad esempio l'utilizzo di EEPROM al posto delle ROM, un requisito fondamentale per garantire la compatibilità era infatti la duplicazione sulle ROM dell'Apple 2, che contenevano appunto le routine di booting, il programma di monitor e l'Apple Soft Basic. La produzione di ROM richiedeva un investimento economico importante, si preferì sostituirle con delle EEPROM dal costo maggiore ma producibili in piccole quantità poiché programmate in casa. Il disegno della scheda madre fu quindi modificato per permettere l'utilizzo di EEPROM.
Poi, il Lemon non era quindi solo un computer compatibile all'originale, ma una vera e propria copia. Il computer si conquistò la fama della compatibilità software al 100%, caratteristica che ne determinerà il successo commerciale. CPU a 1 MHz, 48K di RAM, 12K di ROM, video 40x24. Opzionalmente ci sarebbe potuto mettere una scheda 80 colonne, chiaramente ci si poteva mettere solo praticamente come abbiamo visto utilizzando uno degli slot di Apple II. Grafica 8 colori, 280x192, non poteva raggiungere 560x192 perché questa veniva raggiunta solo e esclusivamente con la presenza del connettore AUX, altrimenti si andava a 280x192. Poi interfaccia per registratore, cassette e joystick, altoparlante a 1 bit, va bene. Il prezzo era nell'81 di 2 milioni e 2, poi chiaramente scese chiaramente molto di prezzo, perché praticamente eccolo qua, questa è la prima versione del Lemon. Successivamente eccolo qua, uscì fuori in questa versione con un case di metallo, eccolo qua, con un bel tastierino numerico. Eccoci qua, e poi che cosa vi posso dire? Il formato, quello che noi ci interessa è praticamente questo qua, il biprocessor, eccolo qua, questo qui, questo è quello nell'84, dal 1984 il biprocessor 64 fu dotato di un lettore floppy integrato nel case, questo è il nome di biprocessor 64C, appunto, dove la C stava per indicare il compatto, eccolo qua, e quindi lo vediamo nella sua, diciamo, con un monitor Philips biprocessor. Qui c'è il disk drive, il tasterino numerico con alcuni tasti funzione e via dicendo. Se si vede, infatti, si vede il return, il due shift, manca praticamente il caps lock, non ci sono le mele piene, non c'è nemmeno il tasto ESC, c'è solo il pulsante di reset, questo qua, che funzionava appunto come gli Apple II, si premeva il tasto di reset, mentre la combinazione Apple II e Apple IIc utilizzavano il control reset e la mela praticamente vuota per il reset. Control reset mela piena, invece, che era qua, avviava sugli Apple II e Apple IIc il test diagnostico, tutta roba che mancava qui su questo. Eccolo qua, qui c'è il basic, che poi lo andremo a vedere, e poi niente di particolare. Ecco, immagini della galleria del Lemon. Qui abbiamo questo all'interno del dischetto, del disk drive, e quindi niente di che. Questo praticamente era la macchina che poi sui prezzi di MC si può trovare praticamente a intorno a 1.100.000, gli va praticamente inclusa. Una macchina, una soluzione che era indubbiamente economica per uno studente dell'ITI, perché comprando praticamente una macchina così con 1.100.000 c'aveva un Apple II Euro Plus con Z80 e anche un 6502, ci poteva far processare benissimo il CPM, sul CPM ci girava il Fortran e ci poteva praticamente programmare in Fortran. C'aveva 64K e gli bastavano, diciamo, questa macchina gli bastava praticamente per il CPM. Eventualmente avrebbe potuto espandere la macchina con una costosa Apple II memory card e addirittura metterci anche una scheda video da 80 colonne utilizzando praticamente uno degli slot qui interni. Rimaneva ovviamente sempre un Apple II Euro Plus, ma comunque indubbiamente per programmare in Fortran e far funzionare, diciamo, il CPM, questa era una soluzione estremamente economica, perché il disk drive era perfettamente affidabile e compatibile con quelli dell'Apple II, quindi non aveva tutte le rogne del disk drive della Commodore. Poi c'aveva un bel tastierino numerico come il Commodore 128, ma l'affidabilità di una macchina Apple II, oltre alla compatibilità con il software per Apple II e Apple II Plus, che non era tantissimo, ma comunque un po' di giochi al limite, ecco, si potevano trovare ancora. Con un monitor, diciamo, a colori, c'erano 8 colori, altrimenti c'era in bianco e nero come questo monitor Philips, oppure a fosfori bianco e a fosfori verdi. Comunque la cosa principale di questa macchina era che praticamente, oltre ad averci anche un monitor, un assemblatore in ROM, la cosa principale è che questa macchina faceva girare il CPM senza problemi, essendo un biprocessore, e sopra ci poteva far girare il Fortran
tutta una soluzione estremamente più economica, molto più economica anche di MSX2 e di Commodore. Ok, andiamo avanti. Ecco il manuale del Basic del Lemon 2. Questo era il manuale sia del Basic per il Lemon quanto qui qua, sia del Lemon 2 quanto del Lemon 2 modello C. Questo è stato digitalizzato dal sito computerhistory.it, il link lo trovate in descrizione. Dunque, andremo a vedere rapidamente cosa c'era solo nell'indice, perché 58 pagine noi più di tanto non interessa. Il Lemon 2 ricordo che era un clone dell'Apple 2 Euro Plus. Introduzione, caratteristiche del Lemon 2, queste le guarderemo. Comandi di editing, esempi di esecuzione di comandi, esempio di esecuzione di comandi in modo programmato, uso del cursore, esempio di correzione di una linea di programma, inserimenti di testo, elementi fondamentali del Basic, variabili, matrici, operatori algebrici, regole per elaborare le espressioni, descrizione dei comandi Basic, funzioni di libreria, pickpocket call, finestra di testo, messaggi di errore, avvertenze per un migliore utilizzo della memoria. Dati relativi all'occupazione di memoria di alcune istruzioni variabili, parole riservate al BASIC, questi sono codici esadecimali, questo le guarderemo, come convertire i programmi BASIC non scritti per il Lemon 2, codici per caratteri ASCII, mappa della memoria. Allora andiamo a vedere le caratteristiche del Lemon, pagina 7. Eccolo qua, microprocessore 6502, 1 MHz, memoria RAM 48K, il Lemon 2, il Lemon 2C invece aveva 64K, memoria video 1K, memoria ROM 10K del Basic esteso, 2K occupati dal monitor, 4KB sulle interfacce. Interfacce display video, visualizzazione di 940 caratteri per 24 righi. Quindi soltanto le 40 colonne, caratteri maiuscoli generati da una matrice di punti, quindi solo caratteri maiuscoli, niente caratteri minuscoli, appunto, come vi avevo già detto. Completo controllo del cursore, rappresentazione di caratteri normale in negativo e lampeggiante, quindi flash quando reverse e l'inverse e il normal. Grafici a bassa risoluzione e alte risoluzioni solo in 290x192, perché chiaramente questo era un Apple 2 Euro Plus e gli mancava sostanzialmente tutta la potenza della scheda del connettore. Tastiera, c'era l'effetto del repeat, è automatico su tutti i tasti, quindi il tasto repeat non c'era, però diciamo era inserito all'interno dei tasti. Mancava però tutta una serie di, come vi ho già detto, altre istruzioni. Ok, abbiamo visto la tastiera. Elementi veravi, andiamo a dare un'occhiata veloce a dunque, vediamo un po', variabili, picche, messaggi di errore, pagina 46, in che cosa differivano i messaggi di errore. Allora, una pagina in più, picche, polche, call, vediamo un po'. Finestra di testo, HGR, HGR2, Hplot, pickpocket call, finestra di testo, pardon, call, pick, messaggi di errore, eccoli, messaggi di errore, eccoli qua, abbiamo syntax error, type mismatch, bad scribbling, illegal, questi sono praticamente overflow, formula più complessa per quanto riguarda del basic. Lì viene a mancare però il punto interrogativo, quelli che avevano praticamente il punto interrogativo erano del Basic, quindi mancano una sintassi un pochino differente, ma comunque poca roba. Va bene, dati relativi all'occupazione della memoria, va bene, parole riservate al Basic. Ecco, vediamo un po' come era la if, se c'era il comando else. Mi sa di no, B, C, D, E, Exp non c'era, quindi c'era la if semplice come in Apple Soft. Vediamo un po', wait, vuling, repeat, non c'è né repeat né until, giustamente non ci può essere. Il for invece c'è, for, eccolo qui.
E poi vabbè, inverse, ok, questo è tutto l'effetti, è tutti gli effetti, sembra l'Apple Soft, né più né meno senza differenze sostanziali. Come convertire, vabbè, nei programmi basic, codice dei caratteri, ecco, come si vede il codice dei caratteri hash praticamente non c'era, non ci sono le minuscole, qui abbiamo caratteri solo maiuscole, quindi non è presente le minuscole. Mappa della memoria, potrei arrivare fino a FFF64K. Ok, va bene, questo è praticamente quanto. Scorriamo oltre. The CPM Handbook with MPM di Rodney Zucks, il mitico Rodney Zucks. Eccoci qua. Questo è il manuale del CPM. Il link per andare a scaricare e ricordare questo testo lo trovate in descrizione. Questo non è un corso di CPM, andremo a guardare soltanto praticamente la parte dell'indice del libro, dato che praticamente questo sistema operativo poteva, come vi ho detto mille volte, funzionare sopra il Lemon 2 modello C, che era praticamente un compatibile Apple 2 Euro Plus biprocessore prodotto in Italia, ma costava molto 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 meno ed era una soluzione veramente economica. Che cosa c'è in questo libro? Introduzione al CPM dal MPM, CPM e MPM Facilities, cioè funzioni, diciamo manovrare, diciamo gestire file e PIP, che non ho idea di cosa siano, utilizzare l'editor dentro il CPM e l'MPM, manuale di riferimento del CPM con comandi per i programmi, esempi pratici, il futuro, una serie di appendici su messaggi di errore, conversioni esadecimali, tabella hash, controllo dei caratteri, del controllo dei comandi, nome delle periferiche, parole chiave e parametri. Poi altre appendici, mappa dei comandi, editing dei controlli, CPM estensioni, tipi di estensioni, checklist per quanto riguarda una serie probabilmente di supplies, quindi suppongo sia funzioni specifiche, l'organizzazione del computer e dello spazio del computer, probabilmente la zona della memoria, probabilmente. Istruzioni, una serie di problema di soluzioni per risolvere una serie di problemi pratici, eventuale messaggio del checklist dei messaggi di errore. Questo non lo andremo a guardare, praticamente che noi non ci interessa, questo non è un corso di CPM, andremo a vedere soltanto il capitolo 1, l'introduzione del capitolo 1, e poi forse non lo guarderemo nemmeno tutto, perché tutto sommato non è che ci interessa più di tanto. Introduzione al CPM, eccoci qua. Si sbircia un pochino questo testo. Come si vede c'erano sia le figure, i dischettoni grandi, quelli da 8 pollici, quanto quelli da 5,25. I dischettoni da 8 pollici sono proprio veramente una cosa preistorica dell'informatica. Eccoci qua, con tracce e settori, come inserire i dischettoni da 8 pollici nei drive giganti. E poi abbiamo dischetti da poi, ecco qui sempre drive giganti da 8 pollici, giusto per vedere, eccoci qua, quel Sol System. Ci ho fatto praticamente un podcast sul Sol System, lo potete trovare nella playlist www.fare-retrocomputing. Poi abbiamo praticamente esempi di come utilizzare la tastiera, un po' tutte queste cose, l'utilizzo del CPM e poi manipolazione di file. Ora io questo non lo andremo a guardare perché il CPM non è mai stato un sistema operativo da utilizzato per l'home computing, ma è sempre stato praticamente un sistema operativo professionale, un po' come MS-DOS. Però poi successivamente MS-DOS con Windows 3.1 e poi Windows 95 divenne praticamente un sistema anche home computing, Windows 95, Windows 98, XP e quant'altro. Ok, il link per andare a scaricare il manuale del CPM Handbook with MPM lo trovate in descrizione. Finisce qui questo lungo excursus storico sul modello del clone Apple II Lemon 2C. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.